scenari di guerra sono cambiati notevolmente, perché poi in particolare dopo l'11 settembre 2001 abbiamo assistito alle violenti crisi, che poi sono diventate guerre ad alta intensità, Afghanistan, che già era una guerra, Iraq, e tutto poi l'esplodere dello scenario medio orientale, soprattutto ecco dal 2011. Quindi in questi ultimi anni le crisi umanitarie complesse come la Siria e soprattutto il Grande Medio Oriente inteso in senso lato sono diventate sostanzialmente le crisi più rilevanti dal punto di vista dell'impatto sull'umanitario al mondo. C'è stato poi il luglio 2011 con l'indipendenza del Sud Sudan, dove a seguito della quale poi negli anni successivi abbiamo assistito ad un'altra guerra nuova interna al Sud Sudan, che è sostanzialmente uno tra i maggiori scenari di violenza al mondo insieme alla Siria. Poi ci sono delle situazioni molto gravi che hanno una genesi particolare, penso al Venezuela, penso al Messico, ma penso anche a molti scenari asiatici come le Filippine, come alcune zone dell'India, non trascurando ovviamente le tensioni indo-pakistane, e quindi lo scenario internazionale, diciamo, su alcuni fronti si mantiene ad alta tensione, ad alta conflittualità. Altre sono subentrate in questi ultimi anni e sono andate anche a costituire gli scenari peggiori, in cima a tutti la Siria. Ci sono delle speranze, dei fronti di speranze, penso alla situazione tra Etiopia ed Eritrea, penso al processo di pace in Colombia, ma anche lì a chiaroscuri, perché per esempio la Colombia resta il paese con il maggior numero di sfollati al mondo, molto vicino alla Siria, la Siria resta prima per rifugiati, e il crescere negli ultimi anni in particolare della produzione, vendita e spesa militare, e in qualche modo non è solo una dinamica per cui in qualche modo può cambiare lo strumento col quale si combattono le guerre. Le guerre ovviamente si possono fare anche genocidi a colpi di macete, e sappiamo benissimo che abbiamo assistito anche a questo. Però il possedere armi convince i belligeranti del fatto che la guerra la possono vincere. E quindi in qualche modo non è solo l'arma uno strumento, ma diventa un fattore che contribuisce a spiegare il perché le guerre insorgono, perché le guerre si protraggono, come le guerre si combattono e le conseguenze che hanno le guerre stesse sui civili e su tutta la popolazione.